Ciao a tutti, benvenuti su Magis of Lotus. Per iniziare questo nuovo fantastico video vi ricordo di iscrivervi al canale, lasciare un like, commentare se va e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ringraziamo un sacco per il supporto, se volete abbonarvi potete farlo sia su YouTube che su Twitch seguendo i vari livelli. Su Twitch è un po' più semplice perché se avete Amazon Prime avete un abbonamento a Twitch, a un canale Twitch al mese gratuito. Ricordatevi che scade, quindi se è scaduto e volete rinnovarlo, fatelo perché ci supportate veramente tanto in questo modo. Allora, vi ricordiamo anche il nostro nuovo sponsor che è fantasiastore.it, uno dei siti online più forniti d'Italia. Spedizioni 24-48 ore, feedback veramente straordinari e tutto quello che c'è del mondo ludico lo trovate in quel sito. Codice sconto per gli articoli non scontati, Lotus 5. Adesso controllo perché non ho... Ok, sì, Lotus 5. Sono mancato, ecco qui, vi do il bentornato perché sono mancato per un po', perché ero via, sempre per giocare a Magic. Infatti parliamo appunto del torneo che sono andato a fare, che è l'LMS Praga Legacy European Tournament. Allora, per iniziare questo video vi spiego come l'ho strutturato, vi parlerò un po' della mia esperienza personale, di quello che ho fatto, eccetera. E poi andremo ad analizzare punto per punto i vari aspetti del torneo. Ho creato anche una tabella, un bloc note in realtà, dove darò dei voti ad ogni categoria, così poi potremo andare a fare una media statistica, quindi sommare i voti e dividerli per il numero di categorie e avremo un coefficiente che sarà il voto finale che io do al torneo. Quindi mi è sembrato bello fare una cosa di questo tipo. Allora, apro il video ringraziando tutti quelli che hanno partecipato, quindi tutti i giocatori, tutti gli organizzatori, che sono quelli di Legacy, ragazzi Legacy, tutti i judge, eccetera. Ho avuto confronti molto produttivi, molto sinceri e molto costruttivi con tutti. Ho parlato con vari judge, non farò i nomi ovviamente perché per la privacy, eccetera, però ho parlato con vari judge anche di livello molto importante, con cui mi sono confrontato. Ho parlato direttamente con gli organizzatori, anche qui non vi dirò con chi, ma con un po' tutti, e anche con alcuni dei giocatori. Così siamo riusciti a ad avere un confronto per me molto costruttivo e che mi ha fatto anche vedere dei lati leggermente diversi dell'organizzazione di questo tipo di tornei. Quindi sono molto molto soddisfatto. Uscirà poi un video in cui parleremo di... cosa fare con l'unico anello qualora lo aprissimo, in cui abbiamo preso anche, sono riuscito a fare dei video anche a Mengucci, che è un noto content creator mondiale di Magic, quindi andatelo a seguire se volete. Ho parlato anche con il secondo classificato al main event di questo torneo, che è Marco Camilluzzi, che ha risposto gentilmente alla mia domanda. Noi non posso dire che siamo grandi amici perché non è vero, non sarebbe vero, nel senso che non è che ci sentiamo costantemente, però ci siamo conosciuti 8-10 anni fa e quando ci vediamo ai tornei ci salutiamo, scambiamo due chiacchiere, eccetera, veramente una persona stra gentile e niente, quindi avrete anche le loro opinioni su quel lato. Mi sono confrontato anche con loro e con tanti altri sul torneo, quindi sono molto contento. Andiamo ad analizzare bene cosa è successo. Vi dico la mia esperienza: io sono arrivato prima, quindi giovedì, il torneo apriva il venerdì ed è un consiglio che vi do. Quando potete farlo, quando potete, arrivate anche il giovedì sera. Però la cosa migliore è arrivare il giovedì sera per stare un po' più tranquilli, dormire, alzarsi e non essere stanchi dal viaggio. Ci sarà la Bologna tra qualche mese. Però per esempio per Bologna è un po' diverso perché essendo in Italia, potendo andare con la macchina, potete tranquillamente anche partire per esempio il mattino presto, notte tarda. Se partite alle 4, alle 8 siete a Bologna e potete godervi tutto il venerdì. Però per i tornei all'estero invece è molto scomodo arrivare il venerdì se volete fare dei side event. Noi siamo arrivati giovedì, ci siamo fatti un giro in centro per Praga, che è incredibile, una città pazzesca, ve la consiglio, pulita, piena di cose da vedere, pullman e mezzi veramente sempre a disposizione, taxi a basso costo se non usate i classici taxi delle città, quindi Uber eccetera, vi conviene scaricare quel tipo di app. E quindi la città stupenda, ci siamo fatti un bel giro e poi siamo andati a mangiare e a dormire. Il giorno dopo abbiamo fatto dei side event, abbiamo fatto il classico team trio seeded in cui ci siamo divertiti tanto. Allora, partiamo dall'analizzare i side event, perché è stato uno dei primi approcci che ho avuto con il torneo. Allora, Legacy ha intrapreso questa
quest'idea di fare i side event che finiscono al terzo turno. Quindi tolti i side event, scusatemi, particolari, i side event al terzo turno finiscono. Quindi se fate 3-0 è finito lì, se fate 2-1 venite premiati, se fate 1-2 no, se fate 0-1, 0-3 no. È un modo che concepisco come giusto a livello imprenditoriale, nel senso che qual è l'idea? Se io non ti metto il quarto o quinto turno, anche se siete tanti, ti faccio giocare meno. Quindi cosa farai tu? Finirai il torneo prima e ne potrai fare un altro. Quindi a livello imprenditoriale è una scelta che comprendo e capisco. A livello di giocatori ci può stare, magari opterei più su dei più tornei non con questa formula. Nel senso, tenere quella formula per la maggior parte dei tornei, ma ne mettere qualcuno in più non con questa formula, quindi un po' più lungo. Anche perché il Team Trio eravamo 94 player e tipo 96 player, adesso non mi ricordo, eravamo 32 team, 96 player. Quindi comunque tantissima gente a fare quel side event. Concluderlo sul 3-0 ci sta per carità, però magari quarto o quinto turno sarebbero stati anche molto divertenti per un torneo che comunque aveva quasi 100 persone. Allora, quindi side event, questa cosa qua. Varietà dei side event, allora, secondo me i side event probabilmente sono la nota dolente del torneo. E sono la parte che su cui si può migliorare di più e secondo me su cui la percezione dei giocatori è più negativa in questo momento. Non sono particolarmente convenienti, i premi rispetto al costo non sono eccezionali. Ci sono i double up e i triple up a volte, quindi tornei che costano il doppio o il triplo e ti danno il doppio o il triplo dei premi, ma non c'è un reale guadagno, stai semplicemente risparmiando tempo. E quindi se fai un triple up, per esempio un mio amico ha fatto un triple up modern, più di un mio amico ovviamente, e hanno pagato 60 euro e c'erano il triplo dei premi normali. Allora, in passato i premi dei double up e triple up erano più convenienti rispetto ai tornei normali, però c'è qualcosa da valutare. La struttura torneistica in questo momento non è come quella vecchia. Nel senso che quella vecchia era molto più spinta dalla casa madre e quindi veniva molto più agevolata. Quindi l'organizzatore, in questo caso Legacy, che vuole mettere dei premi side event più belli, li può mettere, però si assume un rischio. Ciò che io ho valutato in questo torneo e in questo quasi anno di tornei di Legacy è che il business plan di Legacy per questo tipo di tornei è avere meno rischi possibili e poi se va bene comunque guadagni di più e sei contentissimo. Come a Praga, perché a Praga c'è stata veramente tantissima gente. E inaspettatamente. Inaspettatamente, ma anche detto dall'organizzatore, perché non erano i numeri medi degli scorsi tornei. Quindi c'è stata veramente tantissima gente e in alcuni momenti della giornata Legacy ha dovuto interrompere i side event perché non c'era proprio lo spazio per giocare i side event. Quindi pensate quanto successo ha avuto. Devo dire che la sala non era per niente piccola, la sala che hanno preso, quindi per me era anche molto comoda, però purtroppo si vede che c'è stata una congestione di persone dovuta al successo di questo torneo e quindi si è creato questo problema. Allora, quindi side event, l'idea è quella, che loro si prendono meno rischi possibili e poi se va bene è meglio, se va male o se va nella media va benissimo perché comunque rientri dei costi, guadagni qualcosa e sei contento. La mia idea, quale sarebbe, che ho già esposto anche a loro, sarebbe quella di fare dei ticket, dei side event a scalare. Vi spiego, vi faccio l'esempio per chi ha seguito di Iliad, che è una nota compagnia di servizi telefonici, che ha fatto uscire un paio d'anni fa la prima offerta a 4,99 solo per i primi, sto dicendo numeri a caso, ma neanche così tanto a caso, per i primi 300.000 abbonati. Cosa vuol dire? Come si può trasporre in Magic? Per i primi 100 che comprano questo bundle per i side event, io faccio un prezzo conveniente, perché voi siete i primi 100 e mi state dando fiducia. Poi cosa succede? Ne vendo i primi 100, che sarebbe abbastanza scontato oggettivamente se fosse abbastanza conveniente, poi ne metto altri 70 leggermente meno convenienti, però sempre convenienti, no? Però leggermente meno convenienti. Vendo anche quelli, ne metto altri 50... ancora leggermente meno convenienti, capite? Così io già un mese prima, 3 settimane prima, 2 mesi prima, un mese e mezzo prima, io so più o meno quanta gente verrà ai side event.
perché ho già venduto dei ticket solo per i side event. E questa sarebbe secondo me una cosa fighissima e che potrebbe andare a coniugare il rischio d'impresa, il guadagno e la possibilità di dare un'esperienza sempre più gradevole a chi viene a giocare a questi tornei. Secondo me potrebbe essere un'idea decente. L'ho già esposta, ripeto, l'ho già esposta a tutti e spero vivamente che venga perseguita. Quindi, side event, secondo me, il lato peggiore di questo torneo. Però devo dire che è il lato peggiore, ma non è neanche così negativo. Quindi, in realtà, il torneo, oggettivamente, poi andremo a vedere tutti gli altri aspetti. Io sono rimasto soddisfatto. Allora, side event, spiego anche un'ultima cosa. Side stage, confusionaria. Cioè, la gestione dell'iscrizione ai side event confusionaria. Questa capitava anche prima. Cioè, non è una cosa nuova, capita da 10 anni. Però, cioè, prima o poi qualcuno magari riuscirà a riuscire a gestirla molto meglio. Perché le code erano tutte storte, poi venivano cambiati, aperto uno sportello richiuso, quello solo per un torneo. Ho chiesto delle cose ad alcune persone che mi hanno detto più persone cose diverse, quindi non si oggettivamente era confusionario, però si può migliorare ed è, ripeto, la parte meno positiva. Il resto devo dire che è buono. Allora, andiamo a vedere, andiamo a mettere qualche voto. Eccolo qua. Eccolo qua, ci sono un po' di cose aperte. Allora, side event, ve lo metto subito. Side event, devo dare un 5 in questo caso. Vi faccio vedere anche gli altri argomenti. Area VIP, numero di giocatori. E andiamo subito a mettere anche un altro voto perché il numero di giocatori devo dare 9. Perché si sono presentati veramente tantissimi giocatori, anche se d'event, e quindi ottimo voto positivo. Allora, altri voti che possiamo già dare. L'accessibilità, cosa intendo per accessibilità? La zona in cui è stato organizzato il torneo. Qua. La zona in cui è stato organizzato il torneo, come era accessibile dalla città, dal centro della città. Devo dire che Praga è una città, come dicevo prima, stra godibile. Ovviamente l'area Fiere non è in centro, ma è fuori, però se siete in quattro, prendete un taxi, pagate 2 euro e arrivate. L'unica pecca forse è che l'area Fiere di Praga è gigantesca e il padiglione di Legacy era un po' interno. Direi 7. Direi come voto si può meritare un 7 assolutamente. Gestione spazi, artisti. Adesso poi andremo a dare tutti i voti e vediamo poi la media. Allora, torniamo nella nostra schermata. Eccolo qua. E finiamo con il side event. Adesso parliamo dei due main event. Allora, i main event. Uno era il Sile da cui ho partecipato io, che era a numero chiuso, che era 256 player, se non erro, e l'altro invece in teoria era 1000 player, ma sono stati 1050 qualcosa, se non erro, ed è andato tutto bene, non ho sentito nessuno che non si è potuto iscrivere, quindi no, credo semplicemente che i 1000 erano un numero, sì, 1000, però se siete qualche centinaio più di 1000 riusciamo comunque a farli stare. Premettendo che le medie degli scorsi tornei, come dicevo prima, erano più basse. Quindi eravamo sui 500, 470, 520, quindi medie più basse. Main event, come è stato gestito? Gestito bene, oggettivamente non ci sono stati problemi, neanche al main event Sealed, in cui ho trovato una gestione snella, tempistiche giuste, turni finiti. Devo dire in fretta, non ho trovato veramente problemi, devo dire. Quindi ottimo, judge, abbastanza judge a disposizione. Quindi devo dire, i main event non ho pecche da cose da dire. Quindi, l'unica cosa che si potrebbe migliorare, che aveva Channel Fireball ai tempi sui Sealed, è che ti dava il Sealed preregistrato. Quindi era un po' più comodo il tutto. Però devo dire, do un 7,5. Eccolo qua, 7,5. Allora, torniamo qua. Allora, servizi, bar, eccetera. Devo dire, c'era un bar, che era questo qua, appunto. Devo dire che prezzi nella norma, bel bar, bel bar. Servizi, questo fa parte della location che si sceglie, del padiglione. I servizi a volte si ingolfavano, però non ho mai aspettato più di un tot. Quindi devo dire, devo dare un 6,5, 7, diamo un 7, dai. Diamo un 7 perché oggettivamente ci stava. Cibo e servizi, ecco qua. Parliamo dell'area VIP. Così vi spiego anche cos'è. 7. Ok, area VIP. Eccola qua.
È un'area VIP che ha introdotto Legacy, forse c'era anche col Channel Fireball, non ricordo, dovrei controllare. Ci sono dei ragazzi, vi potete fare infiniti caffè, ovviamente dovete avere il pass, quindi dovete aver comprato, non mi vorrei sbagliare, ma il ticket da Gold a Platino. Da Gold a Platino avete l'accesso all'area VIP. Il Gold costa 300-320, però devo dire che l'area VIP, abbiamo fatto un conteggio con i miei amici, l'abbiamo considerata un 45 euro. Quindi 15 euro al giorno sui 3 giorni. E devo dire che li vale tutti, se non di più. Io ho fatto il conto di tutto quello che c'è che ti danno con il pacchetto Gold, per esempio per un Sealed, e sono arrivato a 380, contando ovviamente il fatto che tu il ticket solo per il Sealed lo avresti pagato 120. Quindi tu devi contare quello e tutto il resto oggettivamente superi 3,80 e costa 3,20. Quindi c'è anche un leggero guadagno, una buona ottimizzazione dei costi. Per me questo tipo di tornei, se le persone hanno la possibilità di pagare il ticket, quello Gold o Platino, è meglio farlo Gold o Platino, soprattutto se si sta 3 giorni pieni. Area VIP ben fornita, io tutte le mattine il mio caffè, il mio duplo, me li sono presi e poi ho preso varie cose durante la giornata, acqua infinita, Powerade forse stavolta non c'era, c'era Red Bull, c'era Fante, Coke, tutto, tè, c'era di tutto, caffè, snack. L'area VIP per me è veramente una cosa figa, quindi gli do un bel 9. E non avrei neanche tanto da eccepire sull'area VIP. C'erano anche divanetti, ecco qua, un bel 9. Anche divanetti, un televisore per seguire Future Match, la Future Match Area, quindi veramente una bella zona dove rilassarti. E soprattutto esci dal contesto del torneo, che è molto caotico, vedete? Che è fuori dal padiglione, è leggermente fuori sulla sinistra, quindi un'area tranquillissima, bellissima. Allora, altre cose. C'era lo stand di Ultimate Guard, questo qua è un plus, bellissimo, organizzato benissimo dai ragazzi di Ultimate Guard, con cui ho fatto amicizia, veramente delle persone stupende, e ho fatto anche un TikTok, eccetera. Faremo anche un giveaway in cui regaleremo delle buste dell'Ultimate Guard che ci sono state donate da loro, grazie, veramente arigato, arigato, grazie mille. E quindi abbonatevi o su YouTube o su Twitch per partecipare all'estrazione di queste bustine, ok? Molto probabilmente se siete di Torino, non molto probabilmente, sarà così. Se siete di Torino le regaleremo, nel senso che ve le diamo, ci troviamo, eccetera, non c'è problema. Se non siete di Torino, l'unica cosa che vi chiediamo è probabilmente il pagamento della posta 1, perché altrimenti non ci siamo dentro. Però se vi interessano, comunque le buste hanno un valore molto più alto della posta 1 che pagherete, quindi ci sta. Allora, Ultimate Guard hanno regalato buste in giro, potevi sfidare i vari pro. Io ho giocato contro Martin Giuzza, avevo anche quasi, ero quasi riuscito a intrufolarmi, nel senso che potevo giocare io contro i giocatori che venivano, semplicemente a loro serviva per domenica questo tipo di aiuto. E solo che io domenica avevo il main event, l'ho giocato tutto e quindi niente, non sono riuscito a farlo. Ho chiuso 5-4 al main event Sealed, il deck non mi dispiaceva, ma ho fatto degli errori di building, per cui sono stato un po' deluso da me stesso, quindi vi parlo anche un minimo del main event che ho fatto io. Non ho fatto il Modern, abbiamo fatto 3-0 al Team Trio, poi abbiamo fatto un Twitch Giant in cui abbiamo fatto 1-2, poi ho fatto il main event in cui ho fatto 5-4 e non mi ricordo se ho fatto altri 6 event, oggettivamente non mi ricordo, mi sembra di no. E il deck, cioè i 6 pacchetti che ho aperto non erano così male, purtroppo c'erano alcune rare, ma quello che può capitare a tutti, veramente brutte. Per esempio ho aperto doppia terra degli oil, quindi quella che entra in gioco con 2 segnalini oil, che è veramente una terra, cioè in realtà la puoi anche giocare se giochi RG, però non è una delle rare che vuoi aprire. Ho sbagliato la building, ripeto, ho sbagliato la building di 2-3 carte, il mazzo e i colori erano giustissimi, però ho sbagliato proprio 2-3 carte e infatti le sedavo sempre fuori in G2 e G3, però comunque la paghi questa cosa, quindi devo migliorare. Allora, passiamo al prossimo aspetto, l'Artist Alley, in cui c'erano 4 artisti, non vorrei sbagliarmi, o 3 o 4 artisti, sono più o meno i soliti artisti che quest'anno hanno girato, qualcuno era già venuto, qualcuno no, prezzi più o meno nella norma, a parte un artista che non dirò chi è, che mi ha...
Mi ha fatto una cosa un po' sporca. Però, detto questo, devo dire che gli artisti sono bravissimi, sono comunque gentili, quindi l'Artist Alley organizzata bene, gli diamo un bel voto, gli diamo un 7. Dov'è artisti? Eccolo qua. E gli diamo un 7. Votiamo anche la gestione degli spazi, in cui diamo un 8, perché erano gestiti bene, mi sono piaciuti, quindi era molto vivibile l'ambiente. 8. Allora, veniamo al costo. Il costo è caro, oggettivamente molto alto. Però, come vi spiegavo prima, il business plan, loro vogliono prendersi meno rischi possibili. Questa è la mia opinione personale, eh. Non è che loro me l'hanno detto, eccetera. È la mia opinione personale da quello che vedo in questo anno. Secondo me si vogliono prendere pochi rischi, quindi il costo è alto e i premi magari non sono così buoni. Quindi sul costo devo dare un 5 per forza, perché secondo me si può lavorare su quello. Perché avendo numeri più alti, quindi più persone, con un costo leggermente più basso, potresti comunque guadagnare lo stesso o addirittura qualcosina in più. Allora, i seller, i venditori, quattro venditori, devo fare i completi, ragazzi, di 95 MTG, se non sbaglio, si chiami così, che sono di siciliani. Era lo stand migliore, per me. Per me era lo stand migliore, prezzi vicini ai minimi MKM, su tantissime carte, stock ottimo, e quindi veramente, veramente ottimo. Allora, sui ritiri, allora, questa è sempre la mia opinione personale, diamo un set anche qua. Il guadagno dei venditori che vanno a questi tornei è sui ritiri, perché riescono a ritirare carte a veramente prezzi bassi. Questo secondo me è il motivo per cui, per cui loro vanno lì, perché vendere sì, si vende, per carità, si vende, è vero, però secondo me il guadagno maggiore ce l'hai sui ritiri, dove ritirano veramente veramente basso tante carte e quindi c'è tanto tanto guadagno. Allora, l'ultima delle aree da commentare, price wall. Allora, price wall, prezzi anche qui un po' troppo alti. Roba che è finita un po' troppo in fretta, ma questo è stato dovuto alle troppe persone che sono venute al torneo. Che è una cosa bella, però. E niente, price wall oggettivamente si può migliorare. Delle cose sono un po' troppo care. Ci potrebbe stare. Cioè, c'erano segnate alcune cose, adesso lo dico. Un paio di cose c'erano segnate nell'evento che poi non sono state disponibili fin da subito dal price wall. Per esempio, Commander di Warhammer 40k. Non vorrei sbagliarmi, ma io li ho chiesti subito appena aperto l'evento, perché siamo arrivati subito e non c'erano. Quindi anche sul price wall si può migliorare. Però diciamo che tutta l'economia del torneo si può migliorare leggermente, e se si migliora leggermente, secondo me tanta gente in più verrebbe, anche con l'idea che ho proposto prima dei ticket per i side event a scalare. Quindi price wall devo dare anche qui un 5,5. Ecco qua. Allora, abbiamo analizzato tutto, riapro qua così controlliamo. Sì, venditori, side event area, 6 stage, main event, mi pare a tutto, tutto, veramente abbiamo visto tutto. Facciamo il calcolo, quindi calcolatrice alla mano, perché altrimenti. Ok, così non ci sbagliamo. Allora, eccolo qua. Allora, 9, 18, 23, 23, 30 e mezzo, 36, più 14 fa 50, 57, 57, 62, 70, 77. Ok, 77 diviso 2, 4, 6, 8, 10, 11. Ok, 77 diviso 11. Eccolo qua. 77 diviso 11. Oppala. Media del 7. Quindi devo dire un bel torneo. Possiamo vincere da questa classifica, che l'area VIP e il numero di giocatori sono stati molto molto positivi, con anche la gestione degli spazi, che è stata ottima. Artisti, seller, cibo, accessibilità e main event, veramente di buon livello. Le pecche, price wall, costo e side event. Quindi su quelle tre cose io andrei a migliorare. Così almeno se i nostri amici di Legacy vogliono parlarne o vogliono prendere spunto a questo video, sanno precisamente dove andare a migliorarsi. Sto ancora aspettando, qua un minimo di polemica me la dovete far fare. Sto ancora aspettando la risposta di Cinabiondo, del nostro amato Cinabiondo. Sulle cose che non andavano nei tornei precedenti, che avevamo descritto come in questo video, senza dare i voti, eccetera. E
che ho ripetuto anche sotto nei commenti nel nostro video dove è venuto a commentare, e sto aspettando ancora una risposta, però evidentemente, come tutti noi, ha veramente tante cose da fare. Allora, siamo giunti alla conclusione di questo video, spero vi sia piaciuto, lasciate un like, iscrivetevi al canale, commentate se vi va e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati. Ciao ragazzi!